Che cosa ho fatto? Ho suonato una scala pentatonica minore, quella che ti ho appena fatto vedere nella lezione appena passata, con degli esercizi. Allora, mi sono sempre avvalso del Song Maker per far partire una batteria. E che cosa ho fatto? Questi esercizi che sono i più importanti per imparare a suonare la scala pentatonica, anche perché poi li riuscirai a utilizzare nei tuoi primi assoli, ma anche non nei primi, anche dopo. Allora, che esercizi sono? Farai partire, non so, il metronomo, farai partire il click, oppure una batteria. E dovrai suonare prima la scala in fila, ok? A ottavi. Siamo sempre con la pennata alternata, eh? Quindi. Ricordati sempre le cose che ti ho detto quando ti ho spiegato le scale, di stoppare quando le note che non suonano, no? Non fare questo. Se no è un disastro. Ma ok, adesso abbiamo fatto le note in fila. C'è un altro sistema che è quello di fare tre note e poi risuonare dalla seconda. Te lo spiego che si fa prima. Allora, 1, 2, 3. Ok, 1, 2, 3. La prima nota era questa, parto da quella dopo. Quindi questa, quindi. Dalla terza. Sempre uguale, tornare indietro uguale. Poi parto dalla seconda. Se ti faccio partire il loop solito col Song Maker, 2, 3, 4. Lo possiamo fare tipo a terzine, quindi. Posso garantire che ci sono anche assoli che usano proprio questa parte. Anche calcola perché adesso è lenta, ma quando sarà più veloce. Ok? Sarà molto comodo anche utilizzando poi altre diteggiature. Un altro sistema è quello di usare quattro note e poi sempre partire dalla seconda, cioè pa 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 pa, cioè questo. Ok? Solito loop a 80 bpm. Pensalo, quindi ta 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 ta. Quindi. Esercizio molto buono, anche perché poi potrai imparare a mescolarli. Ti spiegherò il tuo primo assolo. E ci sono altre cose, sono un pochino più difficili, che sono quelle a gruppi di 5 e gruppi di 6. Esempio, torniamo con un gruppo di 5. Ok, sempre quella. 1, 2, 3, 4, 5 note e poi parto da questa, dalla seconda, poi partirò da questa, ne sono altre 5, parto da queste altre 5. Quindi. Ok? Tipo, allora sarà una roba tipo così. Ok? Gruppi di 6 che saranno. Ok? Eccetera, eccetera. Questi sono un pochino più difficili. Anche questi sono esercizi che ho proprio, ci sono andato proprio molto dentro nel manuale della chitarra solista, perché proprio porteranno in brevi frammenti a riuscire a costruire un proprio assolo.